professoressa Paola Malagrati e volevamo farle qualche domanda in merito all'evento di Bergamo Scienza, in particolare sul suo laboratorio. Buongiorno, e volevamo chiederle come reputava lei l'affidare un laboratorio a dei bambini ancora così piccoli. Allora, credo che siano stati bravissimi a gestire questo laboratorio e penso che sia un'esperienza preziosa affidare un laboratorio adatto chiaramente alla loro età, alla loro capacità e al loro sapere, anche dei bambini, dei ragazzini di 11 anni. La risposta è stata più che positiva e io sono molto contenta. Il laboratorio parla appunto del magnetismo, abbiamo fatto tutti esperimenti laboratoriali per coinvolgere il più possibile le persone e i ragazzini. Nel fare questo pur parlando la doppia lingua, quindi anche in questo sono bravi a gestirsi. Spieghiamo perché la peculiarità di questa scuola è una scuola proprio bilingue, per cui ciascuno di loro è in grado di proporre il laboratorio in entrambe le lingue, in inglese e in italiano. In questo modo riescono a coinvolgere tutti, anche chi parla semplicemente italiano e non sta parlando inglese, nel migliore dei modi. Okay. E mi sembra che la risposta sia okay. Allora, volevamo sapere le vostre impressioni, non solo tue ma anche di tutti i tuoi compagni, riguardo al tenere il laboratorio. Se sei emozionata, se sei felice, se preferisci parlare con dei bambini, con dei ragazzi, con degli adulti, quello che pensi. School is very communicative and likes to be with other people, and it's very it's nice to have new things and experience new things, especially in English, because it's nice for new things to do. And I think the Bergamo Scienza is very nice because we get to do whatever we think and express our feelings. I prefer Scienza to older person because I get a bit shy with the kids of my age. I prefer speaking in English with people because I'm Italian but I speak more English than Italian. Lorenzo? Io preferisco parlare con dei bambini della mia età che capiscono le cose che dico, diciamo. Ciao a tutti, siamo qua con il Romero di Arbino e vogliamo avere qualche informazione in più in merito al laboratorio che proponevano per Bergamo Scienza. Ciao Daniele. Ciao. Nel nostro laboratorio estraiamo le essenze. Come potete vedere abbiamo diverse piantine che abbiamo tutti, che conosciamo tutti, perché c'è la menta, il rosmarino, la lavanda, quindi presenti in tutte le nostre case. Come puoi vedere, da queste piantine abbiamo tutte le essenze. Però il profumo lo sentiamo, ma effettivamente dalla pianta stessa non si vede, giusto? Cioè non si vede nulla. No, e in questo il nostro laboratorio dobbiamo trovare appunto l'essenza e grazie anche all'estrazione arrivare al prodotto puro. Ok, grazie mille. Come vi siete trovate a gestire un laboratorio voi da sole? Devo dire che è stato molto interessante, soprattutto vedere l'interesse delle persone che passavano, soprattutto dei bambini, perché la loro curiosità è stata molto bella. Emozioni su Bergamo Scienza, tu come ti sei trovata? Lo consiglieresti ai tuoi pari età? E se sì, perché? Allora, mi sono trovata molto bene e sì, lo consiglierei perché comunque mi ha fatto scoprire dei nuovi esperimenti che appunto io non avrei mai pensato di poter scoprire. Adesso